Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è il momento di un book tag che si chiama The Watching Booktube Tag, ovvero tutte le cose preferite e non solo, una bella indagine carina sul mondo di Booktube da chi ne fa parte, cioè io, e anche un po' di consigli rispetto ad altri canali, qualcosa che mi piace, che non mi piace, eccetera, eccetera, dando sempre come solito il mio punto di vista che ovviamente spero vi interessi. Io questo video l'avevo visto inizialmente da Cibis The Way, da Doni, che saluto e che vi linko giù nell'info box, ma anche sul canale di Nocturnal Plays. Anche lei che saluto e che ovviamente vi linko anche il suo video giù perché è molto interessante secondo me. E direi di partire subito con le domande perché sono tante e ci sono ragionamenti un po' contorti da fare. Innanzitutto chiede: a quanti canali sei iscritta? Io sono iscritta circa a 120 canali su YouTube circa. Non tutti sono ovviamente canali che parlano di libri, quindi direi che almeno un'ottantina invece lo sono. Sono andata proprio a spulciarmeli tutti, a guardarli tutti. Quando guardi normalmente BookTube, io di solito lo guardo quando faccio cose, quindi BookTube e in generale YouTube diventano il mio sottofondo, ad esempio quando mi preparo la mattina, di solito poi mi piace svegliarmi con le news, quindi guardo alcuni canali che parlano di news, ma non solo, perché magari i video sono brevi, inizio a mettere su dei video discussione, eccetera, eccetera. Mi piace tantissimo, anche mentre lavoro, ad esempio, mi piace avere sottofondo dei ragionamenti, tanto se devo fare post-produzione è una roba che non richiede cervello, richiede solo fare una cosa molto meccanica per ore e ore e ore, in alcuni casi non sempre ovviamente, però mi piace anche proprio seguire qualche ragionamento mentre faccio questa cosa che invece non mi richiede impegno mentale. Ecco, quando invece non riesco, quando invece ho dei lavori dove magari devo fare più ragionamento, diventa molto difficile seguire YouTube perché cerco di farmi coinvolgere. Come trovi un equilibrio tra guardare BookTube, fare BookTube, leggere e creare i video? Allora, questa è una bellissima domanda, l'equilibrio è un po' dato dal caso, nel mio caso come tutto il resto, perché io sono molto legata alla casualità e sono soprattutto legata al fare le cose un po' a caso, detta carinamente. E BookTube è impegnativo, ovviamente. Ci sono mesi dove magari mi ritaglio una mattina a settimana e se non faccio danni, giro 3-4 video di fila. A volte devo incastrarne uno ogni tot e montarli quando riesco. Diciamo che se si vuole si riesce sempre a ricavare un po' di tempo per fare tutto. Non è necessario postare 100 video a settimana. A volte mi capita di postarne uno. Nel mio mondo ideale ne posto tre, ma non è sempre possibile. Comunque, come in tutto, cerco di bilanciare ogni cosa. Io sono una persona molto attiva, molto iperattiva e quindi diciamo che ci riesco con abbastanza facilità e agilità, non sempre, è comunque una mole di lavoro molto molto importante, però cerco di farlo perché veramente fare BookTube mi sta stimolando moltissimo, mi dà un sacco di spunti, è una cosa che mi piace sia da utente che da creatrice e quindi la trovo sempre molto utile. La prossima domanda chiede invece se c'è qualche differenza tra i video che ti piace guardare e quelli invece che ti piace girare. E io devo dire che in questa cosa in parte sì, in parte no invece. Parto dal no che è più facile forse, nel senso che io guardo soprattutto video discussioni, sono i video proprio che mi attirano di più, dove c'è un argomento e viene viscerato. Io cerco proprio di proporre video discussioni, video dove c'è un tema che va un po' approfondito e la cosa che mi stimola di più anche nei canali degli altri sono proprio questi. Questi sono proprio i primi che se leggo il titolo così altro che il clickbait, per me corrisponde a questo. Però dall'altro lato non sempre i video che mi piace guardare sono poi quelli che vado a riproporre sul mio canale, penso ai vlog ad esempio, io qualcuno cerco di farlo ma un po' per questione di attrezzatura non riesco a fare e non tutti i vlog mi interessano, però li guardo magari volentieri se li propongono i canali che seguo. Oppure magari anche solo pensare ai generi letterari. Io
principalmente parlo di young adult e di fantasy, ma seguo tantissimi canali che invece non lo fanno perché comunque mi piace il modo in cui propongono una discussione, propongono un argomento, lo elaborano, lo eviscerano, parlano di un libro, eccetera. Anche perché, nel senso, io mi ritengo una di quelle lettrici che sì, cerca di specializzarsi sul genere, ma è tanto interessata anche a tanto altro. Ho letto tanto altro nella mia vita e tuttora non è che leggo solo fantasy, anche se è il mio genere preferito, o per tanti versi è quello dove mi trovo più a mio agio per alcune cose. Però ciò non toglie che non sia possibile seguire discussione di chi invece affronta altri temi, altri generi. Lo trovo sempre molto stimolante e interessante. Qual è il primo booktuber al quale ti sei iscritto e segui ancora i suoi video? Devo dire che la primissima booktuber che ho seguito è Emma Books, che è, ovviamente tutti i canali che vi cito ve li linko giù. Io tuttora seguo tantissimi canali della book community americana, inglese, australiana, diciamo estera, non solo italiana. La seguo tuttora Emma, la trovo molto interessante per certi versi, perché comunque è stata una delle prime a parlare apertamente di malattie mentali, è stata una delle prime a proporre contenuti seguendo questo filone e soprattutto parla anche di temi LGBT, eccetera. Non sono sempre d'accordo con quello che dice e non mi piace moltissimo ora il modo in cui gestisce la sponsorizzazione dei video, perché sembrano sempre veramente molto marchette e questa è una cosa che io non amo mai, quando invece potrebbe gestirle in altro modo. In altri casi è brillante, quindi li seguo volentieri e sì, quindi la seguo ancora, devo dire. Qual è il canale BookTube al quale ti sei iscritta più di recente? Sono due, uno è Insane Reader e Caleb, ovvero, e l'altra invece è The Authentic Observer, che vi consiglio tantissimo. Caleb, in realtà lo conosco da diverso tempo, ma non mi era mai piaciuto il modo in cui trattava alcuni libri e soprattutto avevamo proprio opinioni super discordanti. Nell'ultimo anno, invece, mi sono accorto che ha proposto davvero tante cose molto interessanti, tanti argomenti di discussione. Soprattutto negli ultimi 6 mesi, poi l'ho visto approfondire molto bene alcune questioni. Mi sembra proprio un altro canale, quindi lo seguo con piacere. È molto stimolante, come ragazzo è molto giovane, quindi cerca di dare il suo parere su questioni anche molto, molto consistenti, questa cosa la trovo molto interessante. L'altra invece di Authentic Reader, che è la mia nuova eroina personale, lei fa delle analisi molto, molto, molto dettagliate sui libri Young Adult e si è concentrata per una serie di quasi 10 video su tutte le problematiche di Cassandra Clare. Poteva non piacermi, potevo non amarla alla follia, ha fatto un lavoro pazzesco, quindi come non amarla? Condividi un vecchio booktuber preferito. Io ne ho due esteri, chiamiamoli esteri, che è brutto, foreigners, e sono sicuramente Thoughts on Tome, che è proprio la mia booktuber preferita in assoluto nel mondo, perché mi piace tantissimo il modo in cui imposta le discussioni, il suo attivismo per alcuni temi, il fatto che cerchi comunque sempre anche lei di dare tanti spunti sul genere fantasy, sul genere young adult. Mi trovo spessissimo molto d'accordo con lei per alcune cose e legge tantissimo, proprio è molto molto attiva e quindi ha davvero tantissimi contenuti da proporre. L'altra invece è Squibble Reads, che invece si occupa tantissimo di rappresentazione, forse è proprio il tema in generale che mi colpisce molto e queste due booktuber lo fanno in maniera eccellente. Squibble Reads affronta generi anche diversi, perché parla di fantasy, parla di romance, parla di classici, eccetera, per parlare di tematiche e questa cosa la trovo molto interessante, la trovo super attuale e mi piace molto molto molto. Tra però i booktuber italiani, possiamo dire, vabbè, forse non è una booktuber, ma la trovo comunque qualcuno da seguire in ogni caso, è Federica di Prismatic. Io non riesco a capire perché lei non sia la youtuber più famosa in Italia, proprio è una cosa che ci sto male perché è appena arriva un suo video, dura 50 minuti, dura 10 minuti, dura 2 ore, io lo clicco perché ha un modo di narrare ogni cosa molto personale, è molto appassionata di quello che sta facendo e sta proponendo e al di là dei books, che sono questi video lunghissimi dove ripercorre tutte le sue letture, parla dei libri con lo stesso amore che penso di
di riuscire a provare io nei confronti dei libri, quindi le voglio davvero un sacco di bene virtuale, anche se non ci conosciamo, anche se è di Bologna e questa cosa mi, non so, ok? E l'altra invece che è sempre da sempre, forse è stata la mia booktuber preferita italiana, che è Nocturnal Blaze, che già vi ho citato prima, perché ha un modo di raccontare le cose così pacato che tra l'altro veramente... io trovo molto rilassante, trovo molto giusto, trovo molto... non lo so, vorrei averla vicino che mi parla per ore. Devo dire che questa cosa è una confessione un po' creepy, ma è vero. Ha sempre degli ottimi spunti di lettura, degli ottimi argomenti di discussione, non è mai banale nei contenuti che propone e ha uno sguardo molto attento. Attento su quello che è la lettura e su quelle che sono le sue letture, ma con una visione anche molto più ampia. Questa cosa mi piace tanto e ok, penso sia chiaro che questi sono due canali proprio per me di riferimento. Condividi un nuovo booktuber preferito. In realtà anche in questo caso ve ne consiglio due. Una è straniera ed è Read Between the Wine. Io non la conoscevo, ma in realtà è da un po' che è su BookTube, ma è questa ragazza che fa recensioni bevendo vino e questa è una cosa che io ho sempre pensato fosse geniale, ma non ho mai avuto il coraggio di fare perché sarebbe finita male, in realtà, mica peraltro. Ha un background nelle forze armate americane, quindi ha anche uno sguardo su dettagli tecnici in quello che legge, che è pazzesco ed è super interessante. È molto onesta e ha un taglio nelle recensioni molto personale che la rappresenta molto e che la rende molto trasparente in quello che dice e non... tutti gli spunti che dà anche nelle argomentazioni non è mai superficiale, è sempre molto dentro il libro e dentro alle tematiche che tira fuori e è adorabile. L'altra invece che io ho conosciuto su Instagram, anzi in realtà io ho conosciuto a tempo di libri ma che poi ha finalmente aperto un canale è Miss Nerily. Spero si pronunci così prima che io faccia dei pastrocchi, ovvero Elena, che ha appena aperto un canale ed è già il mio preferito in Italia, perché gli spunti di discussione sono super interessanti. Ha diverse rubriche, tra cui il Diversity Talk, dove affronta tematiche legate a tutto ciò che riguarda la diversità, tramite i libri che legge, tramite i testi che propone, sono spunti di discussione incredibili e un occhio davvero molto molto attento, mi fa morire dal ridere, ha questa voce molto calma che anche in questo caso mi rilassa molto. Poi io ricerco quello che non sono io, forse nei booktuber che seguo. Io sono una cacciarona e invece mi piace vedere le persone in maniera rilassata, non ha senso. Qual è una delle tue pet peeves su BookTube? Ovvero i pet peeves sono le cose che ti danno fastidio, no? Quelle cose che proprio non sopporti. E sicuramente la prima cosa che vi cito, che vi avranno citato tutti, vi citeranno tutti, sono le polemiche. Ma non perché ci sia qualcosa di sbagliato nelle polemiche, perché trovo sempre che la polemica debba nascere per dare degli spunti di discussione e di miglioramento alla community. In realtà, quelle poche, perché devo dire poche, che ho seguito io negli ultimi anni, quindi da quando sono attiva sia come utente che come creatrice su BookTube, mi sono sempre sembrate sterili, molto banali. Molto poco orientate alla costruzione di un dialogo e magari a un'analisi seria della comunità e di che cosa si può fare per migliorare. Sono sempre cose, magari guerre personali, antipatie, sono argomenti vuoti. E trovo sempre che invece che porre questioni costruttive si butti solo letame su questa comunità, che in realtà la community di BookTube già è piccola, già siamo quattro gatti che leggiamo in Italia. E parlare di cose stupide non lo trovo mai rilevante. Se dovete proporre una polemica, che io sono la regina delle polemiche, quindi io sono molto polemica in quello che dico, fatelo in una maniera costruttiva, portate argomenti che siano costruttivi per la comunità. Penso solo agli argomenti all'interno dei libri, penso solo a come potremo migliorare, che cosa potremmo portare come contributo, non state a fare le pulci al prossimo. E se state per fare una polemica, fatelo in maniera trasparente e chiara, dite perché lo state facendo. Altra cosa, ovviamente, sono quelle che io chiamo le recensioni del bellissimo, ovvero
tutti i contenuti dove non si fa approfondimento, quindi quelle recensioni dove è tutto bellissimo, mi sono innamorata di questo, è il mio preferito. Sì, ma sul libro cosa mi hai raccontato? Ve l'avevo già detto un po' di tempo fa. Non mi piacciono questi tipi di recensioni perché non mi danno nulla su un libro che magari sono incuriosita a leggere, ma del quale non sto capendo nulla. E quindi generalmente questo, eccetera, non mi piacciono i contenuti poco propositivi, quindi quelli un po' vuoti, un po' fermi e fissi su se stessi. Che cosa hai imparato guardando gli altri booktuber? Bella domanda. La prima che vi direi è che sono un cane, perché lo penso sempre, io ho questa sindrome dell'impostore molto acuta, nel senso che mi sento sempre poco preparata, poco capace e di non avere abbastanza forse argomenti o solidità in quello che faccio, perché da sempre ho questa paranoia nel sapere troppo poco di qualsiasi argomento. So che forse è più una paranoia mia, però insomma, al di là di queste che sono considerazioni che si riflettono su di me, ho imparato a cogliere più spunti possibili e ad essere molto partecipe anche nelle discussioni e a cogliere tutti i diversi spunti, i punti di vista degli altri come una fonte di grande arricchimento, come una fonte di conforto, di confronto, no, conforto, di confronto con altri punti di vista, magari che non sono gli stessi che ho io, e soprattutto di informazione, di arricchimento e di condivisione proprio. Vedo che questo è un valore molto importante, che io forse non dico che avevo sottovalutato, ma che non avevo proprio colto magari solo da utente, però quando si arriva anche dall'altra parte e si vede anche il lavoro di tutti gli altri, forse questa è la parte più importante di BookTube, il fatto che tutti cerchino di dare il proprio contributo e che cerchino di arricchire le persone dall'altra parte dello schermo anche solo provando a parlare di un determinato argomento, provando a portare la propria passione sui libri e dei libri, dando uno spazio dove tutti si possono sentire aperti nel parlare, nel riuscire a dire la loro, a portare la propria opinione. Questa è un'altra cosa che ho imparato. Io a volte non sono assolutamente d'accordo con alcuni argomenti, con alcune opinioni, sia dei creatori che anche degli utenti, però ho imparato anche che c'è sempre modo e modo, ma questo da tempo, però effettivamente ora mi colpisce molto, c'è modo e modo per buttare giù degli argomenti di discussione, si può essere respingenti, ma si può essere anche molto accoglienti nella discussione. Questo è un valore che ho imparato soprattutto anche grazie agli altri booktuber e al modo in cui cercano di rapportarsi con il prossimo. E ho trovato anche che sia più utile argomentare che mettere dei pollicini in basso, che essere aggressivi nelle proprie opinioni, perché non serve a nulla. Non che fosse una cosa che in precedenza io facevo in totale maniera, ma magari che non sentivo come un argomento vicino a me o che non mi interessavo, non ci avevo mai ragionato sopra. Invece, vedendo il rapporto con gli altri, mi è proprio sembrato invece qualcosa di molto vivo, molto importante. E alla fine tagghiamo qualcuno dei miei booktuber preferiti. Adesso io so che mi dimenticherò qualcuno, però mi vengono in mente Read with Erica, cioè Erica ovviamente, che abbracciamoci sempre, è una delle mie booktuber preferite. Come la Svans, ovviamente, come Alessia di Book Lovers Army, Martina di Books and Tea, Andrea di Leggo Scatto Viaggio, Mattia di Mr. Branford, Arianna del Filo di Arianna, Eri Gibbi, la Giulia di Piovono Giù, Giù le scherziamo, e Jack di Jackson James, Giorgia di Passione Retorica, insomma, poi Gaetano Pagano, sicuramente, se vi piace la letteratura e la narrativa generica, Lucia di Sentieri della Letteratura, Chiacchiere Letterarie, Clarissa Questione di Libri, Martina Mezzadri, insomma, me ne vengono in mente un sacco, e forse me ne sto scordando un sacco, però sono tutti canali che hanno una loro visione molto personale e che secondo me sono super interessanti da seguire. Ognuno di loro segue generi diversi, affronta tematiche diverse, ma sono tutti davvero validissimi. Quindi io ve li consiglio. Me ne sarò dimenticata qualcuno, lo ripeto, ma se mi viene in mente magari ve lo metto giù nell'info box. Io spero che questo tag vi sia piaciuto, sentitevi ovviamente tutti liberi di riproporlo perché non so chi taggare, se siete tra i taggati mi raccomando. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me, direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!